Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con il rapimento di Kinsey e il tradimento di Keith, che però si è fatto perdonare. Quindi oggi andiamo a salvare Kinsey. Incontra Sid. The information I got from Keith was a code of some kind. Apparently he overheard Zinyak. Scusami. One of his subordinates, a series of numbers somehow connected to Kinsey's location. I bet these digits line up with some proprietary coordination system used by the simulation, but I don't have access to that. Va bene. We need someone who's able to plug directly into the simulation. Whatever Kinsey can. Va bene, ci arriviamo subito. Eccomi che sto arrivando di nuovo al nascondiglio. Eccomi qua. Un po' più avanti. Blip. Data received. Very interesting. It seems. Che succede? Crikey's losing it. I don't know. I. Oh, here I go. Right, Sid. Then. I'll just be following Sid. I'm going to hack the code to find out where Sid is going. No, you're not. Let Sid do his thing. Sì, però muoviti, Sid. Va bene tutto. Sono troppo veloce anche per te, io. Almeno le Shondi continuavano a correre una certa, tu no. Guardalo. Aspetta, facciamo così. The last thing I associate with Kinsey is bunnies. If I had to guess, it looks like this sigil is connected to some sort of secret room. Fammici entrare allora. What is that girl up to? Shall we go down the rabbit hole? Vuom. È scomparso. Bella sta immagine. Are you sure this is the right place? Absolutely. What the fuck is all this? A map of the simulation. Where are all the broken shillelaghs? If it would make the map more understandable to you, I could create a hologram. God, no, we're good. So can you find Kinsey? In theory, yes. The time-consuming part will be identifying Kinsey's brainwaves in a sea of other data. Questo find è vero. Looks the most abnormal, it's probably her. Insulting, yet accurate. Good luck. Trova quello più instabile. Eh beh, certo, come no. Oh, truth. Sono di nuovo qua. F*** me. Trova Kinsey. Qualcuno effettivamente aveva detto che se avesse mai indossato quegli abiti l'avremmo dovuta sparare. Kinsey. Let's head for the exit. If you want to speak with my husband, he'll be home this afternoon. Kinsey? Say, I'm afraid I don't have much of a green thumb. Oh, can you help me get this bulb to sit right? Certo, come no. Have you gone completely mad? What? What are you doing? Hurry! I'm being held captive by Kinsey? Man, she's not back with you now. Perfetto. Is she? Ooh, that must have been a decoy. That's smart. See if there are any more around. Non lo so perché ho voluto picchiare il panettiere perché mi stava antipatico. Distruggiamo un po' questa simulazione. È da quando ci siamo entrati che volevo farlo. Ecco fatto, madonna mia. Che soddisfazione uccidere tutti quelli degli anni 50 ora. Ed eccoci qua. Siamo arrivati. Non lo so, ma quella macchina è veramente bella. Got another Kinsey here, man. Wait. È stata portata via dalla polizia. Maledetti. Non ho armi, ovviamente. Ehi, ehi. Mi si è bloccata la macchina. E tanto si sta distruggendo da sola. Guardala che idiota. Oh. Ecco fatto. Vieni qui. Madonna mia. Se vi spacco la faccia a tutti ora. Dai. Vai da Kinsey. Kinsey. No, non credo. That bump sure was a doozy, wasn't it? Get to City Hall. Hurry! Arrivo. I should teach that trick to. E scompare.
ovviamente. Cyrus Temple? You mean that bad haircut and body armor who tried to wipe an entire country? Certo che me lo ricordo. I'm thinking yeah, I do. He's in charge here. Wait a minute. Perfetto. Shouldn't he be dead? Not in Kinsey's mind, no. E dov'è? Di là. Maledizione, Cyrus. Non volevamo certo rincontrarti. Cyrus Temple. Wasn't he older before? And where's his uniform? Cyrus says Kinsey. Matt, a gun if you please. I can't. This place is a fucking cutting nightmare. At the very least, I'm doing something about the noise pollution. He has speaker boxes all over town. If you really want to shut him up, you'll have to take them all out. Fosse un problema. Va bene, ci penso io. I will enforce the rules that make our society the well-oiled machine it needs to be in order for us to all. Ah, proprio a mano devo distruggerli. Peccato, io volevo distruggerli andandogli contro. Either put a gun in my hand, or I swear I'll put a knife to your throat. I'm telling you, this simulation is locked. Oh, oh, wait a minute. Music to my ears. I've left you something in a weapons crate. Yes, finalmente. Sì, anche perché mettersi qui a sabotare tutti quanti gli altoparlanti, Matt. Dubstep gun. Music to my ears. I told you, no weapons allowed. But the power of music can overcome all obstacles. Ovviamente, certo. Va bene, Matt, non ti preoccupare. Ci penso io a questo. Dov'è? Propaganda truck, huh? Come at me. Ecco fatto. Non aveva detto che ce n'erano due o ho capito male io? Comunque, finché ho la mia dubstep gun fra le mani, non avremo problemi. Vieni qua. Che palle che in tutta sta parte di simulazione è tutto bippato. Dov'è l'altro? Eccolo che arriva. Oh yes, I can stop the signal. Ok. Facile, facile. Anche se non troppo. Archeo, out of nowhere. Eccolo lì l'ultimo, aspetta che arrivo subito. Sì, sì, Cyrus, tutto quello che vuoi. God damn it. Okay, that's it. Dov'è l'ultimo? Per fortuna che ho comprato subito il coso del no manichino, perché adesso sarebbe stato un problema effettivamente con le macchie che ci investivano. Ecco fatto, un po' di danni da esplosione. Sayonara. E il bello è che Cyrus non dice una parola in tutto ciò. The Sam Hill? I thought this was a party. Let's dance. Dai, balliamo tutti quanti. Vaffanculo Cyrus, vaffanculo Cyrus. Tu e quella pistola che vorrei anch'io, perché è figa e lo sai. Guarda che belli che sono i revolver. Sono belli i revolver e li voglio anch'io. Porca troia, dammeli a me. Ah certo, hai due pistole. Dance with me. Hey, I've got a new track for you, Trump. By all means. I'm uploading it now. Give it a Arrivo. You available for parties and bar mitzvahs? Questa sì che è musica. O meglio, è meglio di quella che avevamo poco fa. Per fortuna ho le munizioni finite. Non puoi scappare, Cyrus. Beccati questo. Avrei dovuto mettere i bubba esplosivi, effettivamente.
Lascia giù quella macchina. Ah, che male. Ma posso prenderlo a pugni, no? Troppi poliziotti per i miei gusti. E addio Cyrus. E addio anche ai poliziotti. Ehi, Kinsey, devi tornare in te. Kinsey, let's get the fuck out of here. Hey, you swore. Vuol dire che la simulazione è finita. Kinsey, you're okay. You don't tell anyone what you saw. Do you understand me? Kinsey, it really wasn't all that. I said no one. You got it. Just saying it was a cute poodle skirt. Ah, che male. Ciao dolcezza. Ah, Dio mio. Ci stanno pestando un po' tutti in questo titolo, eh? Arma pistola dubstep, riempi il mondo di musica. Ma in realtà quest'arma già ce la danno come premio di una missione secondaria. Io non capisco se è un errore o se ci hanno dato la versione, quella che ci ha dato Matt, quella con una musica diversa. Comunque prima o poi metterò le mani su quella dubstep gun. Sappiatelo. Gonna a ruota, madonna mia. Soldi, lealtà, la ragazza che annienta Cyrus. Direi che è un'ottima opzione. Va bene, intanto prendiamoci i soldi. Ecco fatto. Ogni volta che ci avanza qualche soldino, direi di potenziare le armi, che non fa di certo male. Tanto il mio obiettivo, anche se diciamo non c'entra nulla col gioco, ma è una cosa personale, voglio potenziare tutte quante le armi disponibili. E inizierei proprio dal fucile, per poi passare ai mitra. Vediamo la dubstep gun un secondo. A parte che ho scoperto che anche la pistola con i remix DLC funziona uguale per gli obiettivi, quindi si può usare. Ah no, questa già ce l'avevamo. Ah, e vabbè. A me piace quello dell'industrial perché quel colore lì è meraviglioso. E dovremmo mettere i VUB esplosivi. Però in realtà non penso ci servirà più la dubstep gun. Però si sa mai. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.